Abbiamo visto la parte storica di Condofuri e adesso proviamo a leggere anche la parte storica dal punto di vista politico. Con noi abbiamo il piacere questa sera di avere l'ex sindaco di Condofuri, appunto Pasquale Lillo per gli amici Pizzi, a cui chiediamo insomma una sua testimonianza sugli anni del suo impegno da sindaco e poi tutto quello che vorrà aggiungere sarà gradito. A lei la parola, sindaco. Amici e compagni, elettori ed elettrici ed elettori, che ci avete accompagnato ad uscire vittoriosi per 15 anni, lunghi di storia politica, vi ringrazio ancora una volta, dopo una lunga assenza di ben 27 anni, ritornare questa sera in questa piazza mi riporta indietro quando, insieme ai miei compagni di viaggio, molto di loro appena trentenni, intrapresi il lungo e difficile itinerario politico. Ma come citava Giuseppe Giusti in uno dei suoi scritti satirici, tocca a loro la vita e a noi la sepoltura. E poi, se lo domandi, assai siamo campati. Gino, eravamo grandi e là non era nati. Dunque rivolgo il mio cordiale saluto ai presenti, al sindaco Salvatore Mafrigi, all'amministrazione tutta che ringrazio per il gradito invito, complimentandomi per la brillante iniziativa. Ringrazio le forze dell'ordine, il parroco di Condofuri per la presenza. Introdurre nella toponomastica nomi di chi ha fatto grande la nostra collettività è un'idea che deve essere pienamente condivisa e questo evento di stasera ne è la testimonianza. Saverio Pizzi è tra le personalità il cui passaggio su questa terra è stato fecondo poiché ha lasciato tracce indelebili di sé e per un lungo ventennio ha fatto la storia di Condofuri. Quella condofurese è stata una lunga e travagliata storia politica ed io sono stato testimone di un'epoca attraversata da profonde divergenze e da opposte vedute di carattere politico di un paese diviso a metà. Era il tempo dell'ideologia politica. Si disputava e si dibatteva per questo, per gli ideali, le opinioni e i valori antichi che oramai da tempo pare siano completamente scemati. Erano gli anni della politica schietta e leale, della politica di confronto, della quale forse oggi avremmo bisogno di trarre qualche esempio. Erano gli anni 70. E la mia scelta di entrare in politica non venne condivisa all'unanimità, come sempre accade, per cui non mancarono le contrarietà e gli impedimenti. Ammetto che non sia stato facile per me entrare in un conflitto familiare infinito, considerando lo stretto legame di parentela che mi legava a Saverio Pizzi, nonché succedere a chi aveva rappresentato fino ad allora la direzione indiscussa dalla politica condofurese. Ma gli antichi ideali politici e la volontà di fare ebbero decisamente la meglio persino sui legami affettivi. Seguì dunque un lungo periodo di controversie e di momenti difficili. Non nascondo il mio dramma interiore nel dover affrontare una scelta importante, schierandomi contro una Democrazia Cristiana che per 20 anni aveva guidato il paese e con le conseguenze di ogni sorta che da quella scelta sarebbero derivate. Ma il mio dovere morale nei confronti di un partito al quale sono ancora orgoglioso di appartenere nonostante tutto e che volle a tutti i costi la mia candidatura a sindaco mi spinse ad accogliere la proposta e a creare i presupposti per costruire un'altra fetta di storia di questo paese. Il contatto umano continuo
prima da medico e poi da concittadino, mi ha sempre visto pronto a lavorare per il popolo che mi aveva eletto, non senza difficoltà, ma con un'amministrazione costantemente al mio fianco, instancabile e tenace. Nostro unico obiettivo era il benessere di Condofuri, spianare la strada verso la prosperità, sfruttando la ricchezza naturale del paese, portando l'acqua, la luce, aprire vie di comunicazione tra le contrade di un territorio difficile e problematico sotto tutti gli aspetti. Erano gli anni in cui si sognava un brillante futuro per Condofuri. I presupposti c'erano tutti e grazie agli amici anche gli aiuti economici assolutamente indispensabili. Abbiamo dato tanto al paese, non sto qui ad elencare le opere pubbliche che sono state effettuate dal 70 al 98, dunque mi riservo di consegnare a questo comune in fotocopia dell'originale, sbiadite dal tempo, alcune notizie risalenti alle mie legislature che testimoniano gran parte del nostro operato. Perdonatemi se non riesco a esimermi dal fare riaffiorare una serie di ricordi che ho vissuto personalmente, in collaborazione col mio gruppo e che senza dubbio hanno inciso sulla mia stessa vita, a volte lasciando molta amara in bocca. Nel lontano 98 ho dovuto, causa forza maggiore, battere ritirata a causa di una brusca vicenda giudiziaria che mi voleva colpevole, ma dalla quale ne sono uscita a testa alta. Non nascondo che avrei voluto essere ripreso a fare politica, ma ho capito che i tempi erano cambiati e che bisognava dare spazio alle nuove scuderie di puleggi rampanti che scalpitavano, desiderosi di dare e di fare per Condofuri. Dunque ho creduto fosse conveniente appendere la politica al chiodo e seguire da semplice spettatore le vicende che si sono susseguite negli anni e che faranno parte della storia di domani. Vorrei citare Cicerone, la storia è vera testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità. Concludo senza perdere di vista l'obiettivo di questo evento di grande valore morale. La storia è storia ed è il nostro preciso dovere rendere onore agli uomini che l'hanno fatto. Ringrazio tutti e auguro un buon proseguimento, ringraziando la stampa che mi era sfuggito di farlo. Beh, dal calore dell'applauso mi pare di capire che l'intervento del dottore Lillo Pizzi è stato gradito, è una fotografia lucidissima di quegli anni, di politica fatta di grandi ideali. Adesso, ha detto giustamente, gli ideali non ci sono più, adesso ci sono tanti opportunisti che girano da una parte all'altra cercando il posto giusto dove collocarsi magari per avere una certa visibilità. Ringraziamo il dottore Pizzi anche perché sappiamo che è stato poco bene nei giorni scorsi, per la sua presenza questa sera capiamo non è semplice rimanere qua anche perché fa freschetto, però siamo quasi in addirittura d'arrivo, per cui vi chiediamo un piccolo sacrificio fino in fondo. Concludiamo questa parte storica politica con un altro intervento, allora era giovanissimo, è stato capogruppo, se non erro, del sindaco Carmelo Saverio Pizzi, l'avvocato Totò Pizzi che chiamo qui sul palco, anche lui ci vorrà dire alcune cose, sarà un intervento brevissimo, ci ha detto, per cui ecco qua Totò Pizzi. No, io sto in piedi, scusate. Vi ringrazio. Ringrazio gli organizzatori, le organizzatrici, l'amministrazione comunale, le signore e signori presenti. È un'occasione abbastanza rara, se non unica, questa. Un ricordo di una persona che merita di essere ricordata. Dobbiamo dare atto a questa amministrazione che
ha cominciato da subito e sta continuando un discorso abbastanza originale, anche ricordando un pochino la storia di questo paese. A Condofuri purtroppo non c'è più un'agenzia che riesca a unire le generazioni, cioè le persone non si conoscono più tra loro. Io penso che moltissime persone, i giovani particolarmente del comune, non hanno idea della storia di un immediato passato. E allora, se questa agenzia in questo momento può e deve essere l'amministrazione comunale tutta, e allora che bella cosa che è e che bella circostanza che è questa sera. Io sono stato per la prima volta consigliere comunale nel 77, ero giovane, allora sindaco il dottore Carmelo Saverio Pizzi. Vi ricordo una chicca semplicemente, intanto vi dico, io non ero allora, pur se intimo parente, in ottimi rapporti con il dottore Pizzi in quel momento. Mi sono candidato nella DC quasi da estraneo, perché venivo da un mondo diverso. Ci sono riuscito a stento e sono risultato consigliere comunale. Bene, il dottore Pizzi mi chiama, che era mio cugino, e mi dice: guarda, se vuoi io ti assegno l'assessorato ai lavori pubblici, cosa che non ho mai dato a nessuno. Io, venendo da un mondo diverso, sarebbe lunga la storia, ho detto: Saverio, dottore Pizzi, no, io non voglio nessun assessorato, io vorrei fare il capogruppo. Siccome decideva lui, dice: va bene, bene. Sono stato il primo capogruppo del comune di Condofuri, non esisteva prima il capogruppo nel consiglio comunale di Condofuri. Abbiamo fatto un bel lavoro, si è impegnato anche se non stava più bene, e fino dal 77 all'82, anche se devo tra virgolette dire c'era un bel consiglio comunale allora, c'era il dottore Brunattinà capogruppo del Partito Comunista, c'era il dottor Lillo Pizzi capogruppo del Partito Socialista e via discorrendo, cioè c'era il signor Modaffari capogruppo del Partito Socialdemocratico, cioè vi dico, era un consiglio comunale abbastanza robusto e abbastanza concreto. Si è lavorato, ma più che altro si è dato inizio a un'epoca diversa, a un momento diverso. Abbiamo cominciato a fare le riunioni settimanalmente, i gruppi, ma tutti i partiti poi sono adeguati e adagiati su questa idea, e c'è stato un momento di grande movimento in questo comune. Purtroppo negli anni successivi le disgregazioni che ancora esistevano, forse ancora un pochino esistono ancora purtroppo dico, hanno fatto sì che quella specie di prima primavera non sbocciasse completamente. Bene, quella primavera io penso stia per sbocciare un'altra volta, ora con questa amministrazione comunale, e dico la maggioranza, ma mi riferisco anche alla minoranza, che mi pare stia lavorando, facendo il proprio dovere di minoranza, bene per le esigenze del comune e le esigenze della gente di questo comune. Io mi auguro che a seguito di questa manifestazione della sera, per primo il dottor Saverio Pizzi, e l'ha meritato e lo merita, saluto tutti i parenti e la famiglia del Saverio Pizzi, dottore Pizzi, appresso dico bisogna camminare, vedere, credere in questo paese, far conoscere alla gente la storia del paese, di tanti personaggi che, sono sconosciuti di questo paese. Bene, quando i giovani arriveranno a conoscere la storia del paese, forse si impegneranno di più per la loro terra e daranno seguito a questa buona amministrazione, secondo me, che deve comunque fare di più. Grazie. Grazie, avvocato Dottor Pizzi, anche per il suo ricordo di questa parte storica, insomma, a cui ha dato il suo contributo. E adesso proviamo a fare scendere veramente il silenzio nella piazza, se riusciamo, perché a Bruna Rodà è il compito di leggere una poesia che è stata scritta da Natina Pizzi, che è sul padre, sul papà. E subito dopo la poesia che leggerà Bruna, Natina prenderà la parola e ci farà la sua testimonianza.
mio padre, tu mio padre, nei conflitti e nella somiglianza, allacciati da simbiosi eterna, sovrastante la tirannia del tempo. Oggi tu cammini luminoso per le vie, con tintinnio di campana mai suonata, abbracci tutti con la testa alta, con la solennità del tuo carisma. Condofuri ti accoglie col sorriso e forse con lacrima di rimpianto, destinata a chi questo paese amava, afferrando con lo sguardo ogni lamento. Condofuri era la tua pietra miliare, con la notte e il giorno capovolti, la casa senza porte e senza finestre, alloggi di ammalati e presidenti. Tu, in una cesta accoglievi il dolore, la sofferenza dataci col corpo, la fragilità insita nell'umano, la debolezza rinsecchita nel cuore. Tu, sindaco, anelavi alla crescita, di Condofuri già colonia greca, riflessa nelle acque di quel mare trasparente come la sponda sacra. Se oggi Condofuri ti ringrazia, rispondi con voce accorata: nulla mi deve Condofuri, Condofuri era il mio paese. Pregherei il sindaco se si vuole avvicinare alla signora Pizzi perché vuole donare la poesia al comune di Condofuri. C'è il microfono, sì. Una copia della poesia. E poi ti do una copia dell'ultimo mio libro, pubblicato ad agosto. E ti ringrazio. Grazie, grazie di cuore. E adesso la parola a Natina Pizzi. Forse è meglio. Forse è meglio stare seduti. Devo dirvi che è un momento di massima emozione. Più di una volta sono stata a fare presentazioni, sono stata col microfono, però questa volta credo che sia la volta più difficile. È sempre difficile per un figlio, per una figlia, forse per una figlia, parlare di un padre. Oggi non è una commemorazione, sarebbe quasi qualcosa di funereo. Io dico che oggi è una festa. Oggi siamo qui, io emozionata, ma io credo che molte persone qui presenti lo siano altrettanto. Mio padre è stato sindaco e medico di questo comune. Lui amava questo comune, lui amava questa terra prima di tutto. Lui è andato via da Napoli ed è arrivato qui e voleva stare qui, voleva che Condofuri crescesse e sentiva l'obbligo e il dovere di farlo crescere. Era un personaggio che riuniva in sé la vita e la morte. Era un personaggio che riuniva il corpo e lo spirito, la materia e la morale. Era tutto un insieme che lui si amalgamava, si univa, non si capiva più il colore dell'uno e il colore dell'altro. Aveva creato dentro di sé un equilibrio, quell'equilibrio che gli permetteva di fare in contemporanea il medico, il sindaco. La mia casa è stata una casa di accoglienza. Oggi si parla tanto di casa di accoglienza, però io credo che la mia casa di pietra, come io la cito in molti miei scritti, lo era veramente. Ed è pur vero che lì arrivavano prelati importanti, presidenti, politici importanti, politici con il taccuino delle promesse, ed è pur vero tutto, ma è pur vero che quella casa di pietra è stata la casa dell'accoglienza di gente che soffriva, di gente che aveva bisogno, se volete di un tozzo di pane,
di gente che aveva bisogno del conforto, dello spirito, di gente che aveva bisogno di una pillola per guarire. E lì si sono sempre trovati mio padre e mia madre, in prima persona, ad accoglierli, sempre con un sorriso e sempre con una mano aperta. La mia casa, quella casa, come io ho detto nella poesia, non aveva né porte né finestre, ed era vero, perché le porte si chiudevano verso mezzanotte, c'erano due ingressi, le porte non si chiudevano, neanche le finestre, la gente saltava dalla porta alla finestra molte volte. Quella era una casa in cui tutti confluivano, e confluivano gli amici e confluivano anche gli avversari, posso chiamarli avversari, non nemici, non mi piace questo termine. Confluivano tutti, alcuni si conoscevano, altri no. Era una convergenza e mio padre accoglieva tutti con lo stesso sorriso. Non c'era nessuna discriminazione. Questo io lo dico, lo testimonio, perché io in quella casa ci sono vissuta, io insieme a mio fratello, con il quale in questo momento io condivido perfettamente quello che sto dicendo, e so che io e mio fratello siamo uniti dalle stesse radici, quelle radici che ogni giorno mastichiamo, e quando ci incontriamo ci abbracciamo e ci allontaniamo sofferenti, perché stiamo masticando le stesse radici. La casa di accoglienza non era la casa dell'allegria, perché ci sono stati ovviamente dei momenti di allegria e lo sapete tutti, però era la casa in cui la sofferenza spandeva. Ma nonostante spandesse la sofferenza della famiglia, la famiglia era pur sempre a raccogliere la sofferenza degli altri, perché si cresce e si va avanti tramite la sofferenza. Dalla gioia non viene fuori quasi niente, tutto va a sfumare. E allora la mia casa di accoglienza univa tutti, e la notte diventava giorno e il giorno diventava notte, ed era così, e qualcuno lo può sapere benissimo, e qui in piazza, che non c'era differenza tra le 3 del pomeriggio e tra le 15, tra le 15 di pomeriggio e tra le 3 del mattino, perché mio padre cenava alle 5 del mattino e pranzava alle 5 del pomeriggio. Per mio padre il tempo era relativo. Quando c'era la trasformazione dall'orario legale a quello solare, mio padre diceva: il tempo è relativo. Per lui non c'era tempo, ed era vero che per lui non c'era tempo. Per lui c'era tempo per andare incontro agli altri, per parlare, per comunicare. Mio padre ha trasmesso dei valori, e credo, sono sicura che questi valori siano chiusi dentro il mio cuore e dentro quello di mio fratello e di mia figlia e dei miei nipoti, e vengano tramandati alle generazioni future, perché quello che ha lasciato mio padre è stato un valore grande, perché mio padre aveva dei grandi valori. Ve ne dico qualcuno: l'amicizia, l'onestà, la generosità, l'accoglienza, e potrei dirvene ancora altre. Tutte queste io li sento, mi sento nel cuore. Adesso io non sto parlando più con la ragione in questo momento, sto parlando col cuore, perché è col cuore che io voglio parlare. Voglio parlare perché i valori che abbiamo noi li deve avere oggi Condofuri, perché Condofuri era la casa di mio padre. Mio padre per questo paese ha lottato, mio padre in questo paese ha fatto nascere i fiori, ha fatto nascere i bimbi. Mio padre voleva la ricrescita di Condofuri, la rinascita, perché Condofuri era una città greca, Gallicia no, esattamente lo era, una colonia greca, e tutto intorno poi c'erano le sporadiche case, e Condofuri deve appunto rinascere da questa grecità, da questa cultura che c'è sotto i nostri piedi, che noi calpestiamo, ma Condofuri deve rinascere. E sono le sponde di questo mare, dalla qua spuma nacque Venere, la sponda dello Ionio, che deve rinascere Condofuri. Condofuri non è un paese sconosciuto, non lo è stato ai tempi di mio padre, perché Condofuri era conosciuto dai paesi limitrofi,
era conosciuto in provincia, era conosciuto nella regione, in Calabria, e permettetemi di dire a Roma, alla Camera dei Deputati e alla Camera del Senato, dove mio padre aveva degli amici ed era portavoce delle esigenze di Condofuri. Condofuri non era il paese del sud, nel profondo sud, ma Condofuri era a Roma, in Parlamento e in Senato, perché mio padre portava quelle che erano le necessità del paese. Mio padre chiedeva, ma non per se stesso ovviamente, chiedeva per Condofuri. E questo è vero e sacrosanto, e chi lo vuole sapere lo sa. E questo secondo me è qualcosa che va tramandato ai giovani, alle generazioni di oggi che ancora non lo sanno, e i padri e le mamme hanno il dovere sacrosanto di dirlo, perché dicendo questo parlano della storia di Condofuri e parlano di un uomo di Condofuri che di Condofuri ha fatto un grande paese. Grazie, grazie Natina Pizzi, veramente grazie. Eravamo talmente presi dal suo discorso che ci aspettavamo che continuasse, invece si è fermata, per cui grazie, grazie per la sua squisitezza e soprattutto per aver parlato con il cuore. Quando si parla col cuore significa consentire alle persone di entrare nella propria intimità. Lei lo ha fatto veramente con naturalezza e ha ricordato quei valori fondanti non solo della cittadina di Condofuri, ma attorno ai quali tutte le comunità devono ritrovarsi. Senza questi valori ovviamente anche la vita democratica viene messa in forte discussione. Adesso abbiamo un'altra testimonianza riguardo la famiglia. Questa volta abbiamo il nipote che porta lo stesso nome del nonno, Saverio Pizzi, eccolo che ci sta per raggiungere, quindi sentiamo anche la sua brevissima testimonianza. È l'ultimo intervento programmato, dopodiché toccherà al vice sindaco concludere i lavori. Buonasera a tutti. Mi sembrava più che doveroso, dopo queste testimonianze storico-politiche, chiudere il cerchio per far conoscere mio nonno anche dagli occhi di un nipote. Ho deciso di scrivere due righe, un po' per l'emozione, un po' per non dimenticare niente. È un piacere essere qui oggi, anzi un onore doppio. Intanto perché porto lo stesso nome di mio nonno, della persona che oggi siamo qui a celebrare, ma anche perché il fatto che siamo qui a ricordarlo testimonia l'importanza che ha avuto la sua persona per il nostro paese, per Condofuri. Sindaco, ma prima di tutto uomo politico. Medico, ma prima di tutto studioso. Amico, ma prima di tutto uomo. È stato un punto di riferimento per tutta la comunità in un periodo storico in cui servivano proprio personaggi di spicco per mantenere vivo il paese e cercare di garantire quel minimo di benessere per tutti. Vedete, quando mio nonno morì io ero ancora un bambino di 8 anni e i ricordi che un uomo può avere di quel periodo sono pochi e sbiaditi. Ricordo molto bene le lunghe e interminabili code di persone che ogni giorno, e dico ogni giorno, affollavano le scale e il corridoio di casa sua per avere un consulto medico, un consiglio d'amico o anche semplicemente per un saluto o un regalo. Ricordo a memoria la cavallina storna di Pascoli che lui stesso mi insegnò. Ricordo la sua disponibilità che 24 ore su 24 lo facevo uscire di casa per andare a fare una visita a domicilio, con il carretto oppure a cavallo. Ricordo quella casa, fulcro del paese, sempre aperta e piena di gente. Ricordo anche quando, tra una visita e l'altra, lo aiutava a mettere a posto le medicine. Ricordo soprattutto i suoi ultimi mesi a letto con la bombola d'ossigeno. Ricordo i pochi amici fedeli al suo fianco fino all'ultimo momento. Tutto il resto, tutte le altre centinaia di cose che so di lui mi sono state raccontate, narrate dalle persone che lo hanno davvero conosciuto. In primis da mia nonna, donna Gianna, una personalità talmente forte che mi ha fatto capire a fondo il significato del detto dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Da mio padre Francesco, dai miei parenti. Per non parlare poi degli aneddoti raccontati da quelle due persone,
che nonostante non ci sia alcun legame di sangue, considero come i miei ultimi nonni, Mica e Filippo, ovvero amore, rispetto e fedeltà modellati e fatti persona. Ma soprattutto non potrò mai dimenticare i racconti di tutte quelle persone che ancora oggi, a distanza di 30 anni, vengono a trovare me e mia sorella Giovanna a casa o nella nostra farmacia a San Lorenzo per parlarci di nostro nonno. Bene, il mio grazie va a tutti loro, a tutti quelli che attraverso i loro occhi prima e i loro ricordi dopo mi hanno fatto conoscere Carmelo Saverio Pizzi, mio nonno. Grazie al sindaco, cui auguro un bocca al lupo per il proseguo della sua vita politica, grazie all'amministrazione comunale tutta, grazie a chi ha organizzato e realizzato questa serata, grazie ai moderatori, grazie al relatore, grazie a tutti voi. Grazie, grazie a Saverio Pizzi. Adesso Tosca Pizzi, anche lei parente del compianto Carmelo Saverio Pizzi, brevissimo il suo... Brevissimo, ricordo. Due minuti. E giusto perché Saverio ha menzionato la Cavallina Storna, io con mio zio avevo un rapporto bellissimo, nonostante le beghe politiche, diciamo, che poi hanno intaccato un po' anche i rapporti familiari, però ogni fine settimana io... mi ritrovavo insieme a lui in un letto, purtroppo, perché lui soffriva di enfisema polmonare, purtroppo per questo è anche morto, però voglio dire, era un uomo di grande cultura e noi amavamo la letteratura tantissimo. E mio zio, ecco, a Saverio ha insegnato la Cavallina Storna, io e lui facevamo la gara, lui mi dava un input la sera, per esempio, mi diceva: rimembri ancora quel tempo? Allora io a Silvia, e quindi cominciavamo a ripetere ste poesie, e una in particolare che mi rimaneva impressa perché era quella più ricorrente era il terzo canto dell'Inferno Dantesco, era Caronte, due righe, le voglio ripetere perché le recitavo sempre insieme a lui, faceva così: ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime brave, non isperate mai vederlo cielo. Io vengo per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu, che sei costì anima viva, partiti da codesti che son morti. Ma poiché vide ch'io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti verrai a Piaggia, non qui. Per passare più lieve legno convien che ti porti. E il duca a lui: Caron, non ti crucciare, vuolsi così colà dove si vuote ciò che si vuole e più non dimandare. Grazie, era veramente affettuosamente, la dedico a lui, grazie. Grazie, grazie Tosca Pizzi. Allora, abbiamo sentito di tutto di più questa sera, abbiamo sentito testimonianze, aneddoti, abbiamo raccolto veramente... delle belle esperienze che adesso conserveremo nella nostra memoria. E il vice sindaco la dottoressa Giulia Naimo ha ascoltato attentamente tutti quanti. Ovviamente non è un compito semplice quello di concludere, però insomma questo compito le tocca. Sì, buonasera a tutti. Quindi a me tocca chiudere, fare una rapida sintesi, ma questa consentito, ho accompagnato anche qualche piccola riflessione. Allora, innanzitutto abbiamo detto, con questa iniziativa quindi si è voluto riconoscere il grande servizio che il dottore Saverio Pizzi ha reso ai cittadini di questo paese, un input che è nato dal nostro consigliere vicepresidente del Consiglio Mimmo Frigi e che poi però ha portato all'idea di ricostruire un percorso storico-culturale che ha attraversato il paese dall'inizio del secolo scorso fino ad oggi. Quindi un percorso che riguarda il cammino di tutti i sindaci che si sono spesi per la comunità e a loro si vuole rendere omaggio per il servizio reso, ricordando a noi tutti e sempre che il sindaco, al di là di ogni ideologia, rappresenta l'espressione democratica popolare che poggia sul consenso dei cittadini e per questo è egli stesso l'espressione storica e culturale del popolo che rappresenta. Ora, guardando l'albo d'oro dei sindaci e quindi la ricerca che è stata meticolosamente fatta
E approfitto subito per ringraziare Bruna, Brigida e Lillo, che veramente da non so quanto tempo si spendono per questa iniziativa e hanno lavorato veramente, veramente tanto per la riuscita. Ora, guardando l'albo, che cosa vediamo? Che dal 1926 al 1943 non abbiamo avuto, e lo sappiamo tutti, più un sindaco ma il podestà, che sostituisce il sindaco, quindi come in tutta la nazione, e quindi abbiamo avuto una sospensione della democrazia. Il podestà era un'autorità che accentrava tutti i poteri, veniva eletto con decreto regio e veniva sostituito in qualunque momento, questo la dice lunga, espressione quindi di un volere centrale, garante di quel sistema che stigmatizzava la storia e non i bisogni del popolo. Questo rende impossibile ovviamente cogliere i dinamismi politici e culturali in quel periodo. Il primo sindaco nel 1943, ma fino al 1952, sempre notiamo leggendo le date che ci sono sull'albo, avremo che cosa? Un'alternanza rapida, molto rapida, di sindaci e commissari. Quindi un lungo momento forse di confusione dopo anni di staticità e appiattimento democratico. Ma nel 1952 ecco che abbiamo un sindaco invece che fino al 70 resta sempre al suo posto. Quindi un periodo di forte stabilità con un sindaco rieletto più volte. Ora, al di là della statura politica, che abbondantemente è stata trattata questa sera, da questo che cosa emerge? Emerge la persona, secondo me, la persona che in quel contesto, dobbiamo considerare il periodo in cui lui è stato sindaco, quindi una popolazione prevalentemente contadina, una popolazione di emigrati, con una bassa scolarizzazione, quindi per mantenere quel posto, manteneva, come ha detto Natina e lo ha detto bene nella sua testimonianza, un contatto molto stretto con i bisogni quotidiani della sua gente. Certo, non è difficile pensare che il dottore Pizzi fosse un uomo di potere, è stato detto prima da Lillo, è stato nella ricerca che ha fatto, ma l'ha detto Natina stessa. Però io credo che bisogna sottolineare che il potere, che cosa ha di male il potere? Il potere degenera quando è servo di se stesso, quando è fine a se stesso. In questo caso invece è venuto fuori che quel potere era servizio, era condivisione. Condivisione di capacità e di ruoli che non tutti possiamo avere, però diventano appartenenza quando vengono vissuti in questo modo. Quindi rispondeva sempre ai bisogni quotidiani della sua gente, viveva il suo potere come appartenenza e ha fatto di tutto, quindi nel suo operare, per stimolare la crescita del suo paese. Questo però, dobbiamo dire, è stato anche il periodo del cambiamento. Le campagne incominciano a spopolarsi, dall'interno si tende a trasferirsi verso zone più accessibili, che facilitano il lavoro che da contadino diviene a poco impiegatizio. La scuola, obiettivo mirabile per i figli, si affaccia anche il bisogno dell'informazione, quindi la televisione, i giornali, che fanno la loro parte. Un cambiamento che a poco, secondo me, porta al declino di questo periodo solido e incontrastato, che determina anche un cambio di guardia e di partito nel 71, come abbiamo già sentito dal dottore Lillo Pizzi. Di nuovo però ritorniamo ad avere periodi altalenanti, sindaci e prefetti fino al 77. Ci sembra di vedere un popolo orfano di un sistema consolidato, che nel 77 fino all'83 rielegge il suo sindaco, quindi il dottore Saverio Pizzi torna al potere. Il paese quindi
si caratterizza con periodi più o meno lunghi rappresentati dallo stesso sindaco, come avvenne poi dall'85 al 93 e dal 99 al 2004 con il dottore Giovanni Nogera. Periodi invece fortemente instabili in cui si alternano molto velocemente sindaci e prefetti, come del resto risulta visibile agli occhi di tutti dall'albo. Molto probabilmente, mi è venuto da riflettere, cioè perché succede questo? Un popolo forse capace di vivere profondi legami e che stenta poi a ritrovare quando questi si perdono. Si tratta di vivere profondamente la nostra appartenenza greca, strutturata nelle nostre anime. A questo punto dico che è importante ricostruire questi percorsi che possono servire ad esplorare meglio il territorio, a conoscerlo bene fino a scoprirne le radici dei comportamenti che al di là delle parole condizionano e regolano la nostra vita di tutti i giorni. Chiudo ringraziando i nostri ospiti, sta cominciando a piovere, ringraziando a tutti i nostri ospiti, non faccio i nomi, e con le parole di un poeta britannico, Eliot, che diceva: non cesseremo mai di esplorare e la fine delle nostre esplorazioni sarà arrivare al punto di partenza e per la prima volta conoscere quel luogo. Quindi forza con l'esplorazione, con la conoscenza, l'analisi del territorio e degli eventi che lo hanno caratterizzato, che diventi punto di forza, strategia vincente per questo Paese. Grazie a tutti. Grazie, grazie alla dottoressa Giulia Naivo, vice sindaco di Condoturi. Fermatevi solamente un attimo perché c'è la parte conclusiva della cerimonia protocollare, ci alziamo solamente io e il sindaco, poi rimanete comodamente seduti, c'è da consegnare un fascio di fiori tricolore alla poetessa Natina Pizzi, ecco il sindaco che si avvicina, accompagniamolo con un applauso. Ecco qua, e mentre c'è la consegna di nuovo grazie per la testimonianza a Natina, poi nipote Saverio, Tosca e con loro tutti i familiari presenti. Davvero grazie, la serata è stata resa magnifica da queste testimonianze. Dobbiamo correre, sindaco, purtroppo non per noi perché sta per cominciare a piovere, anzi è già cominciato a piovere. Allora chiamerei velocemente se possono raggiungerci per la consegna della pergamena, che non è altro che l'albo d'oro dei sindaci formato Locandina, gli ex sindaci Pasquale Lillo Pizzi, Nino Manti, Marco Mandalari, Antonino Nucera, Giovanni Saverio Nucera, Girolamo Mangiola, Pasquale Fasci, Filippo Lavalle e Antonino Caccamo. Vi chiedo se siete in piazza di raggiungerci e mentre aspettiamo che arrivino io ti chiederei, sindaco, una tua valutazione conclusiva, brevissima. E l'ho detto, la serata ecco, era quello che ci eravamo prefissati. Ricordare, Condofuri ricorda la sua storia da questa serata, ripeto ce ne saranno altre, e attraverso la storia, quindi il passato ecco, si vive con entusiasmo, il presente e con più fiducia il futuro, chi come noi ha il dovere oggi, la responsabilità ecco, di cercare sempre un futuro migliore per Condofuri. Davvero ecco, credo che la serata non poteva che andare meglio, e tra l'altro pure il tempo alla fine arriva a pioggia solo come sigillo di una serata bellissima, perché fosse arrivata prima ovviamente ce l'avrebbe. Ringrazio davvero tutti, e tra l'altro l'occasione è veramente ecco, di ringraziare i sindaci che si sono fermati, a cui con enorme soddisfazione, piacere appunto, ecco, dono e do questo riconoscimento, una pergamena che rappresenta l'albo d'oro dei sindaci che sarà e rimarrà fisso lì all'interno della nostra delegazione municipale qui a Condofuri Marina. Ti prendo il microfono, tu procedi pure con la consegna, Gino Mangiola, Pasquale Fasci. Antonino Caccamo e tutti gli altri sindaci che ho menzionato riceveranno la pergamena. Per Lillo Pizzi il figlio Giovanni. Non l'ha fatto risalire, però al dottore
Lillo Pizzi, dico una cosa a mo' di battuta, ma anche ecco, che esprime, ancora oggi non l'avrei mai voluto avversario politico, perché ha dimostrato anche stasera ecco, il piglio di chi per anni ha saputo creare, costruire consenso attorno in squadra. Quel noi veramente, come è rimasto e mi rimarrà impresso, come ha sottolineato da subito nel suo intervento, ecco, l'aver lavorato a servizio della comunità, ma con un noi, non ha mai detto io, e spesso caratterizza oggi chi fa politica, quell'io, ecco, che invece assolutamente, ecco, deve ammesso da parte, è soltanto come squadra che si può fare bene a servizio della comunità. Veramente grazie anche a lui, perché l'abbiamo scelto bene anche in questo senso come testimonianza. Se chiaramente anche i sindaci volessero, noi avevamo condiviso, ecco, il fatto di come dire, questo momento di viverlo così con loro, a ricevere solamente, ma ben vengano, e bene, sarà insieme a tutti voi costruirne altri, per, come dicevano all'inizio quando Bruna, che ha commentato un po' l'albo d'oro dei sindaci, perché no, sviscerare quei momenti attraverso, ecco, le amministrazioni, i sindaci che hanno vissuto in quel momento e ha dato quel contributo importante anche loro, e li ringraziamo ancora per questo. Grazie. Grazie. Che onore questa sera averla ai nostri microfoni, anche perché lei rappresenta una parte molto importante della storia politica di Condofurese. Una storia travagliata, veramente. Una storia travagliata, perché nel 77 dovevo tenere un comizio e il tribunale mi ha condannato. Sono venuto qui e l'ho comunicato. Il partito mi ha dirottato alla neonata comunità montana, e quindi dove ho assunto 140 giovani che sono ancora in giro. Da buon politico, di buona politica, quindi che lei ha scritto una sana... Da una vita, partito socialista dal 1964. Il suo personale ricordo di suo cognato? Il suo personale ricordo di suo cognato. Una contrapposizione politica. Sicuramente una grande emozione, però, essere qui questa sera. È però una guerra, veramente. Tanto di lui facciamo polemica. Tranne le polemiche, ovviamente i valori come l'amicizia, il bene comune, lottare per un unico obiettivo che poi si ricongiunge alla collaborazione tra amministrazione e cittadini è fondamentale. No, c'è stato un periodo di contrapposizione, addirittura non ci si parlava. Qua ci sono proprio... Si sa che in politica c'è sempre guerra, è molto difficile trovare un punto di incontro, però il dialogo è fondamentale. Una guerra che è durata all'amministrazione comunale e anche alla comunità montana. Però è un bene che lei è qui stasera, perché porta avanti quelli che sono i valori sani della politica, il dialogo, la partecipazione attiva. Ma noi ci siamo immersi proprio nella politica, in mezzo ai cittadini, per creare tutto quello che mancava. E forse il mio guardia sanitario qua ne potrebbe raccontare di tante cose che io non voglio polemizzare. Un messaggio che lei vuole dire ai giovani in questo momento qual è? Quella della riflessione e quella di operare nel bene e nel male.
schietto di noi.
studiando. Oh,